Ora faremo il controllo orientato. Cosa vuol dire? Quello simuliamo che sia un avversario, ok? Il mio compagno mi lancia, voi non lo vedete ma dietro c'è Mattia che lancerà da una certa distanza il pallone. Come arriva, arriva, può arrivare basso, può arrivare alto, può arrivare sporco, può arrivare teso, come in una partita vera. La partita vera tu non puoi aspettare che il pallone arriva come lo vuoi tu. Il pallone arriva rimbalzando, il pallone arriva alto, col sole. Adesso simuleremo, l'importante è controllare il pallone dove vogliamo andare noi, se a destra o a sinistra e così via. Arriva il pallone, posso metterlo giù di interno e poi lancio. Vai, la posso mettere giù di qua a sinistra, può arrivare anche sul petto, allargo, metto giù, la controllo e la tengo qua. Vai. Arriva sporca, vedete? L'ho aspettata, però poi dopo sono riuscito a controllarla da dietro. È sempre meglio anticipare il pallone, mai aspettarlo. Arriva il pallone basso, chiudo, gioco, vai. Arriva il pallone come vuoi, così anticipo, metto giù, vado a destra e gioco. Quindi mai un controllo palla, vai Matti, lancia. Fermo su se stesso, così si può fare quando non sei pressato, ma incominciamo a capire di direzionare il nostro controllo palla, ok? È molto importante, vai Matti. Arriva, quindi anticipo, metto giù e gioco, facciamo cambio, vai tu. Vai, anticipo, usa il corpo. Vai, stai tranquillo, vai, ok, giocala.